Buongiorno a tutti, cari galatonesi, ben ritrovati. Oggi 3 maggio, la festa del Santissimo Crocifisso, la festa tanto attesa da ogni galatonese vicino e lontano. Un momento importante per la nostra comunità, che quest'anno però a causa di questa emergenza sanitaria non si può vivere come ogni anno. La stiamo vivendo attraverso i canali social istituzionali, attraverso la televisione, attraverso alcuni momenti civili che abbiamo organizzato con il Comitato Festa Santissimo Crocifisso, che ringrazio, con i sacerdoti, con Don Pinuccio, con Don Agostino, che abbiamo voluto regalare dei momenti ai nostri cittadini. E lo stiamo facendo grazie a dei video che della festa degli anni scorsi, che ci ha messo a disposizione la Postilla, che ringraziamo, per rivivere ancora di più queste particolarità della nostra festa attraverso i canali istituzionali. Ed ancora vivremo oggi attraverso le sante messe, quella delle 11 e poi quella delle 19:30, insieme alla presenza così importante del nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Fernando Filogiana. E finiremo poi la giornata alle 21:30 con un concerto organizzato dal Comitato Festa Santissimo Crocifisso, che ha raccolto su una piazza virtuale, anziché farla in piazza San Sebastiano come gli altri anni, in una piazza virtuale tanti cantautori, galatonesi e non, per dare voce e anche speranza in questo momento. Allora grazie a tutti coloro che hanno dato il loro contributo. Noi ci vedremo anche nel nostro classico appuntamento pomeridiano alle 17 per il mio appuntamento in diretta per rispondere ai vostri dubbi, alle vostre domande, ma anche per interloquire con degli ospiti. Oggi ci sarà di nuovo con me Sua Eminenza il Cardinale Fernando Filoni, nostro concittadino onorario, che darà anche un messaggio a tutta la città in occasione di questa giornata di festa. Allora, cari concittadini, ancora grazie per quello che avete fatto, per averci regalato tante immagini nella giornata di ieri sera, le vie addobbate a festa, come se il Santissimo Crocifisso spiritualmente è passato da ogni strada, da ogni piazza, da ogni balcone. Allora, grazie ancora. Viva il Santissimo Crocifisso e viva la nostra città. Grazie a tutti.